Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Soccavo. Un vecchio edificio scolastico destinato dal comune a diventare un centro per anziani era stato abusivamente occupato da un'autocarrozzeria priva di qualsiasi autorizzazione e sconosciuta al fisco. Scoperto l'abuso, gli agenti hanno sequestrato il locale di 250 metri quadri e denunciato il titolare, un altro pezzo di città restituito alla collettività. Salita Ponte Corvo. Nonostante la vistosa presenza dell'auto della polizia locale, diverse persone sono state fermate dagli agenti mentre gettavano rifiuti non differenziati e fuori dagli orari consentiti. Gli agenti hanno elevato più di 30 multe ai cittadini indisciplinati e a un'impresa artigiana che sversava i propri scarti in strada. Via Pigna. A seguito di un articolo del Mattino che segnalava la presenza di rifiuti tossici nel tunnel lungo la bretella incompiuta tra Soccavo e il Vomero, la Polizia Ambientale, su delega della Procura, ha esplorato l'intero traforo nei pressi di Via Pigna, in cui ha scoperto 20 sacchi di rifiuti, forse provenienti dallo spazzamento del tunnel stesso, che sembrano risalire al settembre 2007. Via Gli Anelli. Sorpresi alcuni operai mentre abbandonavano alcuni grossi sacchi neri in strada. Gli agenti hanno scoperto che i sacchi contenevano piastrelle, imballaggi e altro materiale edile, sversato anche negli adiacenti cassonetti. Sequestrato l'automezzo della ditta, denunciati gli operai e il responsabile dell'impresa. Sanità. Nella zona delle Fontanelle, operazione congiunta della Polizia Ambientale e dell'Unità per la Tutela Edilizia. Scoperto un terreno con 250 metri cubi di scarti edili e rifiuti di cantiere, mescolati e coperti da terreno agricolo, accanto a un'attività abusiva di recupero di materiali. Denunciati i titolari, il terreno è stato posto sotto sequestro. Il genio della settimana. Antennista fai da te si sbarazza delle ferraglie abbandonandole fra i rifiuti organici, immediatamente fermato e multato.